Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci al 23 gennaio. Vediamo qual è il versetto di oggi e quali sono i motti di oggi. Versetto Giobbe 42,2. Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Sì, è vero, non c'è niente di troppo difficile per l'Eterno, dice un altro brano. Tu puoi tutto, non c'è niente che tu non possa fare. Questa deve essere la nostra fede, la nostra convinzione, giorno dopo giorno. Dio è onnipotente. Quindi tranquilli tutti, stiamo nelle mani di un Dio onnipotente che nessuno potrà sconfiggere. Dio è meraviglioso. E la cosa bella è che questo Dio d'amore, che questo Dio onnipotente, è un Dio d'amore che ci ama e che ha fatto cose meravigliose per noi, fino a morire al nostro posto. Pensate un po', questo è il nostro Dio ed è il nostro Dio onnipotente. Motti, risposta al quesito di ieri, l'alfabeto greco deriva da quello ebraico. Eh sì, era un gioco, no? Potremmo fare a pezzi l'Alef e costruire l'Alfa. L'alfabeto greco deriva da quello ebraico. Questo era il senso del quesito di ieri, no? In effetti lo stesso nome, no? Alfa, Alef. Alef in ebraico, Alfa in greco. È proprio, ma anche come disegno, come modo di scrivere, somigliano in realtà l'Alef e l'Alfa. Quindi, questa è un'osservazione interessante. L'alfabeto greco deriva da quello ebraico. Metà del mondo è stata rovinata dall'ignoranza, l'altra metà dalla conoscenza. Sì, anche questo è un motto simpatico. Purtroppo il mondo è nel peccato. Non c'è niente di giusto, ci sono delle piccole c'ho dei piccoli sprazzi di luce, sprazzi di verità, ma in generale il mondo è tutto negativo. E questo è solo in Gesù, che leggeremo fra poco, c'è la verità. Solo Gesù è la verità, ma in generale in questo mondo c'è poco di giusto e ci sono solo degli sprazzi di verità. E quindi è un motto curioso ma vero. Metà dall'ignoranza, il mondo è stato rovinato per metà dall'ignoranza e l'altra metà dalla conoscenza, che uno crede di sapere chissà che cosa, di fronte a Dio non sa proprio niente. Quindi insomma, è un motto curioso ma vero. Continuiamo anche oggi con Gesù dice, io sono la verità. Ieri abbiamo visto io sono la via e oggi vediamo io sono la verità. Ricordate la frase di Gesù quando ha detto io sono la via, la verità e la vita. Ieri abbiamo visto la via, oggi vediamo la verità. Tu non conosci la verità, tu conosci soltanto delle opinioni, tutte diverse da loro, tra loro. Anche la tua è solo un'opinione. In ogni momento qualcuno potrebbe demolirtela e tu lo sai. Gesù dice a te, ora io sono la verità. Credi in Gesù, avrai la verità e la verità vi farà liberi. Bellissimo, bellissimo. È proprio vero. Solo in Gesù è la verità. Credi in Gesù e conoscerai la verità e la verità ci farà liberi. Definizioni, puntini puntini, Queste realistiche. sono interessanti, sono di Bierce, non so come si pronuncia. Ne abbiamo già pubblicate altre, vi ricordate? Il cervello, organo col quale pensiamo di pensare. Adesso ne vediamo un'altra lista, sono davvero curiosissime. Sono strane, ma hanno tutte un sottofondo di verità. Provate a trovare questa verità. È una cosa curiosa, una cosa spiritosa, però, ripeto, in fondo c'è qualcosa di vero, di giusto, che ci fa capire che, come abbiamo letto, l'unica verità è Gesù.
Gesù, il resto è tutto da vedere. Leggiamo allora queste definizioni curiosissime che a me piacciono da matto. Definizione di abnorme, non conforme allo standard. In materia di pensiero e di condotta, essere indipendenti significa essere abnormi. Osservatorio, luogo dove gli astronomi fanno congetture sulle opinioni dei loro predecessori. Seccatore, persona che parla quando vorremmo che ci ascoltasse. Anche questa è molto carina, eh? Seccatore, uno che parla quando invece vorremmo che ci ascoltasse. Cinico, un furfante che vede le cose come sono e non come dovrebbero essere. Carina anche questa. Disgrazia, le disgrazie sono di due tipi, il nostro fallimento e il successo degli altri. Logica, l'arte di pensare e ragionare in base alle limitazioni e alle incapacità della comprensione umana. Anche questo, pensateci bene, è incredibile, bellissimo. Matrimonio, lo stato o la condizione di una comunità composta da un padrone, una padrona e due schiavi, in totale due persone. Molto bella. Passiamo ai soggetti di preghiera, prima un piccolo versetto, Atti 16:25, sulla mezzanotte Paolo e Sila pregando. Eh sì, pregavano, quindi un'altra esortazione a pregare, sull'esempio anche dell'Apostolo Paolo e di Sila. Preghiamo per la mia provincia e la mia regione. Sì, le autorità della nostra provincia, della nostra regione. Preghiamo per il nostro governo e per il nostro sindaco. Governo. Ogni giorno 20.000 persone diventano cieche per carenza di vitamina A perché mangiano poco. Eh sì, è un altro soggetto di preghiera importantissimo. Sono tragedie che non si possono capire, veramente terribili. Preghiamo, Tra l'altro preghiamo. ricorre tantissime volte il soggetto di preghiera dei ciechi e comunque l'hai scritti prima Prima che di tu diventare cieco. diventavi cieco. Ma è un soggetto importante. La protezione del Signore sul nostro cammino. Sì. Dobbiamo sempre tener conto del fatto che il Signore ci protegge e dobbiamo chiedergli questa protezione e la riceviamo senza dubbi e senza problemi. La guida divina per i nostri familiari. E I nostri familiari, sì. preghiamo per la Bolivia e il Brasile. Per il piano delle nazioni, Bolivia e Brasile. Rileggiamo i motti e il versetto. Di oggi. Uno è la risposta al quesito di ieri che dice l'alfabeto greco deriva da quello ebraico. Metà del mondo è stata rovinata dall'ignoranza e l'altra metà dalla conoscenza. Abbiamo letto che la verità è solo in Gesù. Gesù. La verità è solo in Gesù. Questo motto è curioso, ma verissimo. Metà del mondo è rovinato dall'ignoranza, l'altra metà dalla conoscenza, che vogliono essere, sapere chissà che cosa, mentre l'unica verità è in Gesù, è in Dio. Leggiamo anche Gesù dice, io sono la verità, tu non conosci la verità, tu conosci soltanto delle opinioni, tutte diverse tra loro, anche la tua è solo un'opinione, in ogni momento qualcuno potrebbe demolirtela e tu lo sai. Gesù dice a te, ora, io sono la verità, credi in Gesù, avrai la verità e la verità vi farà liberi. Credi in Gesù, avrai la verità. Concludiamo oggi con questo pensiero. Credi in Gesù, avrai la verità e la verità ci farà liberi. A presto!